Buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023. Vi saluto a nome del Consiglio di Amministrazione che vedete qui rappresentato con il Presidente Oscar Masciadri, io Riccardo Ricchetti, Vicepresidente, purtroppo la consigliera Valeria Vanossi non ha potuto presenziare. Vi lascio subito la parola al Presidente per la presentazione della stagione, non vi rubo troppo tempo. Buona stagione a tutti, vedrete che sicuramente sarà una stagione molto ricca, che vi illustrerà bene il Presidente e che sicuramente eleva ancora una volta lo standard delle nostre stagioni, che anno dopo anno hanno dimostrato una qualità rara in questa zona. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi alzo in piedi che così almeno faccio meno fatica. Sarà una presentazione abbastanza veloce, nel senso che veloce perché tutti sono anche molto curiosi per il fatto che ci sono state tantissime prenotazioni al buio e questo inorgoglisce molto il teatro, inorgoglisce molto tutti noi per il fatto che di aver fatto questa iniziativa bella, importante, e aver avuto così tante adesioni vuol dire che la gente sostanzialmente in questi anni ha imparato un pochino a fidarsi di quello che è la nostra programmazione. Non starò lì a spiegarvi spettacolo per spettacolo perché sennò diventerebbe una cosa lunghissima, perché gli spettacoli sono veramente tanti, le brochure l'avete, dovreste averla tutti. Vi spiego un po' i concetti della preparazione di questa stagione. Sicuramente il discorso della prosa, che dovreste cominciare a vedere, eccoli qua, cominciate a vedere qua quelli che saranno gli spettacoli della prosa, dove abbiamo cercato di mettere degli spettacoli sicuramente tranquilli, come il primo spettacolo che sarà Spasso di Percondesi, che è un grande titolo, cioè spettacoli di prestigio che hanno girato un po' tutta l'Italia. Ma poi abbiamo anche inserito degli spettacoli nuovi, appunto per cercare di raggiungere un pubblico nuovo, perché il titolo della stagione appunto è La vita nuova, quindi abbiamo con questo scopo noi abbiamo proprio cercato di portare spettacoli un pochino diversi dal solito, tipo Costellazioni, tipo Da lontano, con tutti artisti di primissima fascia. Quindi siamo certi che è una stagione che... dove ci sarà da ridere, dove ci sarà da piangere, dove ci sarà da pensare, cioè quella che vuole poi sostanzialmente il cittadino sanonnese, perché alla fine questo vuole una variazione degli spettacoli che vengono fatti, e appunto abbiamo cercato di dare atto a questo tipo di presentazione. Sicuramente ci sarà da divertirsi, ci sono anche tante prime in assoluto, perché quella da lontano con l'Aragonese, insomma, è una prima assoluta che porta quest'anno per la prima volta nei teatri, come anche Costellazioni, come anche Il Mercante di Luce con Ettore Bassi, che è una nuovissima produzione, piuttosto che Amici Fragili con Buffa. Anche questo è uno spettacolo che nuovissimo, che sarà molto intrigante, perché sostanzialmente parla della storia di Gigi Riva, ma non semplicemente della storia del calciatore Gigi Riva, ma abbinata a una sua amicizia importante, che era quella con Fabrizio De André. Di conseguenza quella sera ci sarà questo excursus di storia di Gigi Riva, dove ci sarà un quartetto, un quintetto, adesso non mi ricordo proprio, di musica, e ci saranno proprio dei ricordi tra Fabrizio De André e Gigi Riva, quindi uno spettacolo completamente nuovo, di nuova impostazione, che è piaciuto molto. Obiettivamente non l'abbiamo visto perché non lo stanno mettendo in scena in questo periodo, però ci è piaciuta molto questa idea di rinnovare un pochino il teatro e cercare di fare delle cose, di comporre un po' quelli che potrebbero essere i due tipi di spettacoli. L'altra fase importante per il Giuditta Pasta è sempre stato il Variety. Non vi nascondo che fare il Variety quest'anno è stato forse il problema più grosso che abbiamo riscontrato.
Questo perché? Perché tantissimi artisti del varietà si sono dedicati maggiormente alla televisione, lasciando perdere un pochino il teatro, alla televisione o al cinema, e di conseguenza non hanno avuto la possibilità di organizzarsi per delle stagioni teatrali. Però anche in questo caso siamo andati sul sicuro con alcuni artisti, tipo Anna Maria Barbera, Bertolino, poi abbiamo portato Ale Franz, abbiamo portato Gine Gnocchi, ma anche qui abbiamo cercato delle novità perché anche la comicità sta un pochino cambiando, quindi è necessario avere anche un altro tipo di pubblico. Di conseguenza porteremo questo spettacolo molto interessante, I Gemelli di Guidonia. I Gemelli di Guidonia sono tre artisti che adesso hanno spopolato moltissimo in radio, hanno fatto tutto un discorso di Sanremo l'anno scorso, quest'anno saranno ripresenti a Sanremo in una fase di presentazione e in più porteranno avanti uno spettacolo televisivo da soli, quindi sono molto simpatici, sono molto cioè per il pubblico anche giovane se vogliamo, ma non solo giovane, non sono assolutamente artisti che dicono parolacce, che fanno questo tipo di cose, ma invece sono tutti artisti che cercheranno di interagire il più possibile con il pubblico, quindi ci è piaciuta molto questa idea. Un'altra novità che abbiamo portato, e abbiamo anche fatto fatica a portarla perché gli abbiamo cambiato tre volte la data, è la Michela Giraud. Lei praticamente è un'artista che ha avuto un grosso successo con LOL, di conseguenza si è buttata un pochino nel campo del teatro, ma alla fine l'anno prossimo darà soltanto 5 settimane per fare la tournée, perché tutto il resto lo impegna tramite fiction, tramite televisione, tramite cinema e quant'altro. Quindi, oltre che ai costi importanti di quest'artista, però i tempi sono anche molto pochi, però ci tenevamo a portarla perché comunque Sarò non è mai venuta e quant'altro, quindi era molto bella questa cosa. Poi un'altra cosa nuova anche qui è la famiglia Pozzoli. La famiglia Pozzoli è sicuramente uno spettacolo molto divertente, un pochino adatto a tutti, cioè tutti gli spettacoli di varietà che andiamo a proporre sono comunque adatti a tutti, potete portare anche i bambini se volete, non ci sono esagerazioni, non le vogliamo noi le esagerazioni, di conseguenza crediamo che anche il discorso del varietà si sia potuto completare abbastanza bene. Poi chiaramente durante l'anno ci potranno essere delle occasioni per portare in scena, per riportare, quindi vedremo un po' che cosa succederà. Una invece delle cose cui ci torniamo a presentare, e quest'anno ci puntiamo veramente tanto, è il discorso del teatro civile. Il teatro civile l'abbiamo portato qui in Teatro di Saronno due, tre anni fa, con la prima, adesso mi perdo un pochino con il lockdown, però abbiamo fatto, dunque questa è la terza, quindi è la terza edizione che facciamo al teatro civile, e abbiamo visto che è sempre un crescendo. Soprattutto anche l'anno scorso, quando è stato fatto tutto quel discorso legato alla legalità, effettivamente abbiamo avuto dei riscontri di pubblico importanti, quindi abbiamo pensato di aumentare questa classe, questo proprio discorso di teatro civile, perché abbiamo visto tante partecipazioni anche e soprattutto dei giovani, ma anche e soprattutto degli adulti. Però come pensare al tipo di stagione del teatro civile? Noi quest'anno tantissime serate che vedete nella brochure sono un pochino dedicate a quello che sono le malattie, perché si parla di Alzheimer, si parlerà di autismo, si parlerà di queste cose, ma perché abbiamo fatto questo tipo di spettacoli? Perché a noi non interessa sostanzialmente che vengano le persone che hanno purtroppo questa malattia o i parenti o quant'altro, no. Noi ci baseremo molto sulle famiglie o sulle persone che invece non conoscono questo tipo di malattie, perché oggi hanno un crescendo che è pazzesco e moltissimi di noi magari non le conoscono, non sanno come devono essere trattate, non sanno come comportarsi, che magari alla fine sono anche facili i comportamenti, ma però bisogna
saperli fare questi comportamenti. Quindi crediamo che portando a teatro questo tipo di spettacoli, magari anche aiutati da delle conferenze, quindi anche da una collaborazione con l'amministrazione per delle serate e quant'altro, magari prima dello spettacolo, il giorno prima o la mattina per le scuole, questi argomenti possono sempre di più venire alla luce. E quindi crediamo, abbiamo creduto molto in questa fase, anche per quanto riguarda lo spettacolo sulla violenza delle donne oppure sulla giornata del ricordo. Anche qui abbiamo un pochino cambiato il modello. Ci eravamo stancati di magari di portare il solito spettacolo, cioè lo importantissimo chiaramente, perché sono sempre due temi molto forti e molto importanti, però il fatto stesso di portare sempre in scena una donna che trasmetteva la sua violenza, piuttosto che sì, importante, tutto quanto, però secondo noi era il momento di cambiare. E infatti lo spettacolo che andremo a proporre è uno spettacolo più dedicato all'interno di una famiglia, cioè quello che succede a tavola con due coppie di sposati, persone sposate, dove viene proprio trasmessa la violenza, perché la violenza non è sempre fisica, c'è anche una violenza mentale che a volte è ancora più forte, più pesante di quella fisica. Quindi abbiamo voluto intercettare questo tipo di spettacolo e fare questo tipo di proposta, che è un pochino diversa, ma che sicuramente coglie nel segno senza nessun tipo di problema. La giornata del ricordo, vabbè, anche qua abbiamo portato spettacoli molto belli qui come giornata del ricordo, perché abbiamo fatto anche le foibe con Cristichi e quant'altro, però anche questa volta abbiamo cercato di cambiare il modello, cioè non abbiamo voluto fare uno spettacolo che ricordasse esclusivamente il ricordo, ma il ricordo o dei partigiani o della guerra o delle persone che hanno sofferto, ma invece tramite questa famiglia che è veramente esistita a Bergamasca, lei, questa signora, ha aiutato sia i partigiani sia i nazisti o i fascisti nella fase di arretramento. Questo perché? Perché lei lavorava sulle persone e non sul problema, cioè lei cercava di capire, non interessava se uno era fascista o uno era partigiano, ma invece a lei interessava capire perché c'erano queste cose e perché si affrontavano determinati problemi, quindi ha aiutato entrambe le fasi. E anche questo secondo me è un bello spettacolo, uno spettacolo proprio che ha un certo tipo di ragionamento, quindi va un pochino contro la logica, ma però secondo me, ripeto, io ho cercato di lavorare in funzione del pubblico che in 5 anni ha imparato a conoscere, quindi il portare questo tipo di novità, che a volte magari possono essere un pochino così così, ma però alla fine danno sempre, quando vengono spiegate bene, poi alla fine hanno sempre degli ottimi risultati. La danza. Perché così tanta danza? Perché non c'è niente da fare, questo è un territorio dove le scuole di danza si moltiplicano, ce ne sono veramente tante. Abbiamo fatto un mese di giugno e parte di maggio e parte di giugno, vedo qua tantissimi ragazzi, tantissimi bambini entusiasti proprio dei loro insegnanti e di quello che stavano facendo. Quando facevano i saggi il teatro era praticamente sempre pieno, quindi vuol dire che c'è molto interesse dietro questo, dietro queste strutture di spettacolo. Quindi abbiamo deciso di portare i vari tipi di danza che ci possono essere, con l'obiettivo di far venire magari durante le prove i ragazzi, le scuole, magari anche durante gli spettacoli, facendoli fare dei prezzi molto particolari, in modo che possano effettivamente immedesimarsi negli artisti sul palco. Infatti porteremo, il primo spettacolo è quello Simone Azzori, perché quest'anno farà anche i suoi 20 anni di carriera, diciamo così, quindi farà un discorso di danza, un discorso di pittura. Poi ci sarà il Cataclò, cioè il Cataclò, credo che non ci siano persone che non conoscono il Cataclò per la loro bravura, e lo spettacolo che porteranno, noi siamo andati a vederlo, è veramente una cosa top.
insomma. Poi, quindi Cataclorn, danza moderna, poi ripartiamo e andiamo sempre con il discorso dei ballerini con la Scala, con la Beatrice Carbone, e con i suoi ballerini, diciamo, dove anche lì andremo a fare tutto un percorso legato, non sarà la rappresentazione di un'opera, non so, il Lago dei Cigni, punto e basta, no. Partiremo da una parte del Lago dei Cigni, una parte di un'altra opera, una parte di un'altra opera, in modo che anche il pubblico non ha modo di stancarsi e soprattutto i ragazzi hanno modo di vedere tecniche completamente diverse. Il tango argentino, sei tangueros, spettacolo dal vivo, musica rigorosamente dal vivo, anche in questo caso perché? Perché anche questa è una disciplina che prende magari un pochino i più grandi, ma è una disciplina che oggi è molto in voga, come è in voga il flamenco. Anche in questo caso, cioè, portare il flamenco è un po' complicato come ballo e lo devi rendere sicuramente appetibile al pubblico quando tu riesci a portare tante persone che ballano e che fanno tutto quello che devono fare, ma soprattutto anche un discorso di musica dal vivo. E questo è quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo cercato di centrare questo tipo di obiettivi andando incontro alle varie tipologie. La musica, quest'anno sapete che la musica è sempre un pochino problematica, Saronno, l'ho sempre stata, abbiamo sempre fatto un pochino di difficoltà a portare un determinato discorso di musica, quindi abbiamo scelto un qualcosa che potesse veramente andare incontro a tutti. La serata con Michael Jackson. Qui parliamo di Sergio Cortés. Sergio Cortés è il numero uno al mondo in assoluto come performance di Michael Jackson. Arriva dalla Spagna, ha uno spettacolo veramente folle, ve lo garantisco, è folle, però è uno spettacolo che sostanzialmente andrà a prendere tutti per energia, per scenografia, per tutto quanto, perché è veramente una cosa molto, molto bella e molto, molto intrigante. Gli ABBA li conoscono tutti, quindi abbiamo cercato di fare della musica, di portare della musica molto popolare che tutti conoscono senza andare su cantanti troppo famosi perché inaccessibili e troppo poco importanti perché sennò la gente poi non viene. Quindi questo è l'ambiente musicale per quanto riguarda il discorso Saronno. Poi non potevamo far mancare il concerto gospel. Concerto gospel americano, assolutamente USA al 100%, ritorneranno in South Carolina, che sono stati qua alla prima, credo la prima edizione che avevamo fatto, tutti erano stati molto contenti, abbiamo fatto uno sforzo economico importante per averli, perché sono veramente un gruppo che è molto richiesto, però garantisce sicuramente tantissima qualità. Non potevamo far mancare l'operetta, perché per il Teatro di Saronno almeno un'operetta all'anno deve essere rigorosamente fatta, quindi Paese dei Campanelli, classico, operetta, Elena d'Angelo che tutti amano in modo viscerale, di conseguenza andiamo su sicuro. Musical, musical 8 marzo, un musical sicuramente bello, affascinante perché parla delle donne, piccole donne, tante persone sul palco, tante cose, cioè qui non abbiamo le possibilità di portare grandi musical perché il teatro non ce lo consente per una questione di spazi, è troppo basso, è troppo largo, è troppo stretto, è troppo corto, ne ha, per fare un musical ne ha di ogni, però comunque ci sono poi dei musical che effettivamente riescono a diminuirsi un po' e a stringersi e a venire tranquillamente, e questo è uno di quelli. Abbiamo visto il successo che abbiamo fatto l'8 marzo con quella serata dedicata alle donne, soprattutto quella serata, poi anche 10 giorni fa quando abbiamo fatto lo spettacolo con la Beatrice Carbone, che ha fatto questo spettacolo un po' sulla terra e quant'altro, c'era la violinista Sauli Pilaite che ha messo in campo sta mettendo in campo uno spettacolo completamente nuovo con delle musiche
nuove, con delle scenografie nuove, e di conseguenza ci siamo dati da fare per poter riportare in stagione anche lei. Allora, questo credo che sia... Ah, poi ci sono gli eventi speciali, giusto? Gli eventi speciali sono... Allora, i legnanesi sapete che praticamente sono 3 anni che non fanno spettacolo nuovo. Incominceranno lo spettacolo nuovo ad ottobre, quindi voi a Saronno, credo, lo rivedrete a settembre dell'anno prossimo. Però noi abbiamo voluto portare questo tipo di spettacolo, che è i legnanesi, che loro hanno portato in giro in estiva, con l'orchestra, dove c'è molto affascinante, perché è un'orchestra romagnola, quindi molto divertente, con solo loro 3, quindi la Teresa, la Mabiglia e Giovanni, che sono sul palco e fanno delle battute, interagiscono con l'orchestra, quindi è una cosa molto divertente, una cosa molto, diciamo, anche molto, molto allegra. Gli altri 2 eventi speciali sono Paolo Belli con la sua orchestra, tanta roba, quindi a non finire, un evento speciale, perché costa tanto, e di conseguenza abbiamo dovuto alzare il prezzo, però vabbè, comunque ci siamo anche con Paolo Belli. Invece per l'ultimo dell'anno, quest'anno abbiamo scelto di riportare gli Oblivion, questo perché gli Oblivion sono divertentissimi. L'ultima volta che qui sono stati, l'anno scorso, hanno veramente a parte il sold out, ma hanno divertito la gente, sia dai bambini di 10 anni fino ad arrivare alle persone degli 80 e oltre. Quindi abbiamo proprio deciso di portare loro, perché crediamo che il Capodanno sia veramente una fase divertente. Allora, questa è la stagione. Allora, cominciamo a fare un applauso a questa stagione. È una stagione, non so, io spero vivamente che la stagione abbia sia un pochino di riferimento a quello che erano le aspettative. Poi chiaramente c'è tutto il resto della stagione, perché la stagione, il teatro, come sapete, non è che finisce qui con la stagione teatrale. Il teatro ha tutta la sua componente di scuola, di laboratori, veramente tantissime cose che cercheranno di portare avanti, portare tanti ragazzi, portare tanti bambini, portare tante scuole, perché il palcoscenico è importante per loro, credetemi. Con più si cresce nel palcoscenico, con più si è educati, sicuramente. Tra le altre cose, noi quest'anno abbiamo iniziato anche delle nuove collaborazioni, appunto per quanto riguarda questo tipo di cose. Abbiamo sottoscritto delle collaborazioni con AIMO e con la CFTO, sono delle convenzioni molto particolari che non faranno altro che andare incontro alle varie esigenze, quindi ci saranno magari nel corso dell'anno che vi verranno anche presentati nuovi progetti, perché quel campo è uno di quei campi dove c'è una continua evoluzione, quindi il dover programmare tanto non ne vale troppo la pena. Conviene invece, strada facendo, programmare e capire quali saranno le esigenze dei ragazzi, delle scuole, degli enti superiori, di tutto quello che è il comparto, perché questo credo che andare maggiormente incontro alle loro esigenze, questo credo che sia proprio compito più stretto che debba fare sicuramente il teatro. Poi certamente non mancano le giornate dedicate alla famiglia, con spettacoli veramente molto belli, molto carini, che trovate tutti nella brochure. Ormai la famiglia è molto abituata a venire al teatro di Saronno, di conseguenza era giusto fare in modo che determinate cose venissero fatte proprio bene. Quindi questo è un pochino questa stagione che abbiamo proprio chiamato La Vita Nuova, e per adesso mi fermo qui su questa presentazione, e veramente ringrazio Laura Succi, Assessore alla Cultura, per essere venuta alla nostra presentazione, per l'impegno, ve lo dirà poi lei. Quindi io
A Laura do volentieri il microfono per vedere, aspetta, te l'ho acceso. Ecco qua. Grazie Oscar, buonasera, buon pomeriggio a tutti, e mi fa molto piacere di vedervi così numerosi qui, con la curiosità di, anche relativa a questo appuntamento al buio, che penso molti dei presenti abbiano già sottoscritto, giusto? La mia presenza qui testimonia dell'attenzione e dell'importanza che l'amministrazione rivolge al teatro. Attenzione che si manifesta con il sostegno, ovviamente, che si dedica al teatro, e anche con l'attenzione nei confronti di quanto viene programmato. Credo che il teatro debba essere un braccio della programmazione culturale, uno dei più interessanti, e quindi siamo particolarmente attenti a questa collaborazione. Veniamo da due stagioni, forse tre, no, due, sicuramente due stagioni molto particolari, e affrontiamo questa nuova stagione che comincerà in autunno con un passo diverso, con anche l'attenzione e la curiosità a capire quale sarà la reazione del pubblico. Stiamo praticamente convivendo con questa difficoltà che ci ha tenuti bloccati per due anni. Vedo qui tra voi persone con la mascherina, persone senza mascherina, l'obbligo non c'è più, abbiamo imparato un po' a difenderci, ma sappiamo che l'emergenza non è finita, e non sappiamo come questa situazione possa influire sulla frequenza che ovviamente si è cercato di sollecitare, ma che negli ultimi due anni è stata in parte completamente chiusa e in parte molto, molto faticosa, nonostante gli sforzi messi in campo. Quindi l'attenzione sicuramente dell'amministrazione c'è, la programmazione tiene conto, credo, della voglia di sorridere che il pubblico credo abbia. Si sente nei numeri della frequenza di determinati eventi, ma anche in quello che si legge, nel parlare con le persone. Questo non ci deve far dimenticare però il peso che il teatro ha più profondamente nelle nostre vite. Colgo l'occasione di quanto ha detto il Presidente per sottolineare un paio di punti. Il tema delle malattie, dei problemi che vedo è soggetto di diversi spettacoli. Non credo sia soltanto il venire a conoscenza di modi, di atteggiamenti, che sicuramente è importante, ma è qualcosa di più, credo. Nel teatro noi scarichiamo la nostra emotività, ci identifichiamo con i protagonisti che vediamo sulla scena, e quindi già questo passaggio di emozione, questo passaggio di identificazione ci aiuta, ci sostiene nell'affrontare difficoltà che eventualmente molti di noi hanno in casa. Comunque c'è anche d'altro lato l'aspetto, se vogliamo, più intellettuale della conoscenza del tema, della conoscenza dell'argomento che viene portato in questione. E un altro punto che vorrei sottolineare è quello dell'apertura di nuovi orizzonti. Il Presidente ha parlato di teatro civile, che da qualche anno, due o tre anni credo, si è iniziato a proporre e che ha visto un crescendo. Ecco, questo, se posso mandare una sollecitazione, ci deve veramente spingere a non temere di presentare al pubblico salonese, che qualche volta passa per un pubblico un po' tradizionale, un po' poco aperto, ma io non credo affatto sia così, di presentare anche, di introdurre percorsi che aprono delle finestre su forme teatrali che magari sono meno consuete e che possono rappresentare davvero una scoperta per tanti di noi. Quindi credo che qualcosa nella stagione ci sia, e penso che sia importante che si continui su questa linea, diciamo così. Mi conferma da questo punto di vista anche l'esperienza che ho fatto nel seguire le rappresentazioni degli studenti in scena. Ne ho seguite quasi tutte quest'anno, sono riuscita, e ho visto proprio che loro da un lato hanno portato sul palco
tutta la loro vita, moltissime delle scuole, quasi tutte, hanno parlato delle difficoltà vissute durante il lockdown, per esempio, del non potersi vedere, hanno proprio messo a nudo la loro condizione di difficoltà, e dall'altro hanno affrontato anche dei modi, degli stili di regia, se posso dire così, anche naturalmente al loro livello, di ragazzi che non sono professionisti, interessanti, nuovi, particolari, e quindi c'è il desiderio anche di approcciare un mondo teatrale che potrebbe essere meno consueto. Ringrazio il Presidente e tutto lo staff e soprattutto anche il personale che conosco e che si è dedicato anche durante il periodo in cui forse era più difficile al sostegno del teatro, al lavoro per il teatro, e ribadisco appunto la grande attenzione che noi rivolgiamo a questo che è un po' la casa culturale di tutti i saronnesi. Grazie. Grazie Assessore. Adesso riguardando la brochure, mi hanno anche sollecitato al telefonino, quindi è per quello che... No, abbiamo dimenticato un pezzo che sicuramente è uno dei pezzi che il teatro Giuditta Pasta ha sempre guardato con molta crescita, ed è il discorso dei giovani. Infatti dentro ci sono alcune pagine che noi abbiamo chiamato Giovani Sguardi, appunto perché ci sono degli spettacoli molto dedicati a quegli ambiti, anche un po' riferendomi al discorso dell'assessore, perché qui andiamo a parlare di un fatto molto importante che è il cyberbullismo, quindi abbiamo proprio inserito delle cose molto specifiche, però tutti i progetti per essere belli e per essere importanti, per essere poi conosciuti e per essere capiti, dovranno poi essere supportati anche da conferenze, da tantissime cose dove sicuramente il teatro ci lavorerà per poter fare questo, perché solo così poi potremmo riuscire ad ottenere l'obiettivo finale, che è quello di far insegnare qualcosa, di aver insegnato veramente qualcosa. Poi chiaramente il teatro ragazzi quest'anno è veramente qualcosa di importante, perché gli spettacoli sono veramente tanti, perché sono 8, quindi il fatto di dedicare così tanto spazio alle famiglie e ai giovani, un motivo c'è, perché è da loro che dobbiamo ripartire ed è con loro che dobbiamo continuare la strada. E io ritengo che il palcoscenico e il teatro sia ancora una delle, forse, delle poche cose che possano tenere ancora unite le persone in un certo modo. L'altra cosa che anche quest'anno abbiamo inserito anche questo sarà una sorta di prova, perché poi tutto sarà un crescendo, ma è il discorso di stasera ti presento, quindi sono degli incontri letterari. È giusto che un teatro, il nostro e il vostro teatro, non è un teatro commerciale, è un teatro puramente culturale, e di conseguenza è giusto che anche questo tipo di eventi, con stasera ti presento, con incontri letterari, che vogliono quest'anno essere un pochino una prova per cercare di capire se effettivamente è una cosa che possa reggere e continuare a portare questo tipo di eventi all'interno del teatro. Quindi noi personalmente ci crediamo molto su queste cose, poi strada facendo si vedrà un pochino quello che succede. Adesso invece permettetemi, vorrei dare la parola al signor Enrico Cantù. Enrico Cantù è il nostro main sponsor assoluto, ma a me non, è una parola che non mi piace questa, no? Perché sì, è una parola che è scritta, ma è la persona che conta. Enrico Cantù, con la sua azienda, con tutte le sue aziende, è stato quello che ha, sappiatelo, è stato quello che ha sostenuto il teatro in questi 2 anni. Diversamente, quasi certamente non ce l'avremmo fatta.
quindi è una persona che è andato veramente oltre il semplice fatto di sponsorizzare una cosa o di mettere un logo. È andato veramente oltre perché, da come lo conosco, crede proprio che il discorso della cultura, in particolare come l'abbiamo cresciuta e come l'abbiamo impostata, sia piaciuto e di conseguenza credo che debba essere fatto un grosso applauso, e per questo vi do la parola. Buonasera a tutti, saluto il pubblico, l'assessore che rappresenta l'amministrazione, la stampa. Come avete potuto capire, avete magari già letto e lo vedrete di più, è una grandissima stagione questa. Io l'avevo vista con Oscar qualche settimana fa e ogni spettacolo che mi faceva vedere era un crescendo di emozioni e di voglia di vedere. È varia, è molto varia, ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le stagioni. C'è stato il boom di abbonamenti al buio in pochi giorni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una grande, oltre alla voglia di uscire, però potevamo andare da altre parti, c'è una grande fiducia nel teatro, in Oscar, nelle persone che l'hanno aiutato in questi anni, perché se c'è fiducia è perché negli anni scorsi ci sono stati degli spettacoli bellissimi che ci hanno fatto divertire, svagare. Io ricordo l'8 marzo, e io e Oscar, gli unici maschi che eravamo qui, ero un po' anche in difficoltà, c'era lo spettacolo per la festa delle donne, Pienone, c'era il Pienone, ho visto veramente bellissima atmosfera, persone contente. E questo è un sano svago, quello che può offrire il teatro a una città come Saronno, a tutti voi, a tutti noi. Noi abbiamo sempre sostenuto, è vero, il teatro, perché è così, perché il teatro svolge un ruolo molto importante a livello sociale, soprattutto sul territorio, che è un po' quello che facciamo anche noi con la nostra professione. Noi di professione assicuriamo la serenità delle persone, delle famiglie, delle aziende, quindi sono molto convinto di quello che faccio quando sostengo il teatro. Sicuramente lo faccio perché anche con Oscar ho visto una persona che ha dei valori simili ai miei, degli ideali simili ai miei, e quindi è ancora più facile per me fare dei sacrifici. E per chiudere, quindi, io sono qui da 5 anni, io non sono di Saronno, sono arrivato 5 anni fa per lavoro, quindi un po' forse come Oscar, anche tu nel 2017 hai ripreso in mano il teatro. E da quello che ho visto, venendo agli spettacoli e non solo, sentendo anche in giro un po' quello che si dice, a lui e alla sua squadra, Anna, Lara, Riccardo, Maria Luisa, poi vorrei non dimenticare altri, va il grande merito di aver riportato e di aver contribuito, perché poi non c'è solo il teatro, ci sono tante cose, ma sicuramente il teatro ha contribuito a dare un po' d'orgoglio in più, un po' di prestigio in più a questa città, a Saronno. Io vi ricordo in ultimo che noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, molti già vengono, dei nostri uffici in via Volontario 27 per comprare i biglietti. Noi siamo aperti tutti i giorni, così almeno uno, senza guardare a che ora, anche lo sconto, non me lo ricordavo, ecco, avete anche lo sconto, ok, ma già abbiamo dei clienti affezionati che vengono. E quindi un applauso non va a me, ma va a Oscar, a tutta la squadra, a tutto il pubblico che credono nel teatro e che ci danno la possibilità di divertirci, di svagarci, di passare delle belle serate, compreso il Capodanno, visto. Bene, adesso parte più difficile, sicuramente per me e per noi. Sono stati cinque anni intensi. Facciamo così, lo scrivo e lo leggete sui giornali, ok? No, è troppo difficile, abbiamo fatto 5 anni
siamo arrivati con l'amministrazione Fagioli, che continuerò a ringraziare sempre per la fiducia che mi ha dato. Siamo arrivati e abbiamo trovato degli tutte e tre persone che neanche conoscevo. La signora Castelli, che allora era assessore alla cultura, poi è passato un altro assessorato, poi è arrivata la signora Miglino, e con loro si è costruito un pochino tutto. Il teatro aveva veramente, era in un momento molto critico, era un momento molto critico perché era in mezzo a tutta una serie di polemiche, di presidenti, di amministrazione, di questo, di quello, di quest'altro. Quindi quello che dovevamo fare e quello che doveva fare il teatro era uscire il più in fretta possibile dalle polemiche, perché al teatro non serve la polemica, assolutamente. Al teatro servono altre cose. E in 5 anni, me ne dovete dare atto tutti, il teatro non ha mai fatto polemiche con nessuno, anche se ce ne sarebbe stato veramente tanto bisogno. Però siamo sempre stati fuori, perché abbiamo pensato che soltanto lavorando potevamo far crescere questo teatro. Nonostante le difficoltà, quando siamo arrivati 5 anni fa, e vi garantisco che erano enormi, abbiamo deciso di, anziché di mettersi a piangere con l'amministrazione prima e l'amministrazione dopo, abbiamo deciso di invece di dire: cosa bisogna a questo teatro? Il teatro ha bisogno, oltre che degli spettacoli, ma anche di tanti investimenti dentro. Abbiamo rifatto il foyer, l'abbiamo reso un pochino più carino, abbiamo soprattutto fatto tutta una gestione di bar, di ristorante, grazie a Raffaella e a Matteo Galli, dove abbiamo avuto e abbiamo una collaborazione importante, e credo che oggi per Saronno, oltre che per il teatro, avere quello che è stato costruito là fuori sia veramente un vanto, perché tutte le sere è pieno. Quindi vuol dire che abbiamo accettato l'obiettivo, perché il teatro ha bisogno di questo. Il teatro non è solo spettacolo, il teatro ha bisogno dell'eleganza, di far sentire bene le persone. Quindi tu ti devi sentire bene sia che sei seduto lì sulla poltroncina, sia che sei nel foyer, ma anche quando bevi un caffè, perché questo è il teatro e questo deve continuare ad essere il teatro. Quindi è vero, all'interno del teatro è un teatro che ha tanti problemi. Quando siamo partiti abbiamo rifatto l'impianto voce, tutto quello appeso, a nostre spese, a spese del teatro. Poi purtroppo la pandemia, qui non ci vuole, ce ne vuole, nessuno può farci niente, però i progetti erano altri, i progetti erano a rifare gli uffici, perché pochi di voi sanno in che condizioni lavorano le nostre ragazze, pochi, pochissimi, forse nessuno. Ed è, mi vergogno io per loro, essendo un presidente, non essere stato in grado di aver fatto qualcosa di buono per loro. C'è molto da fare qui, c'è tutto l'impianto delle luci che purtroppo sta avendo problemi sopra problemi, ci sono tante cose che devono essere fatte, però si possono fare, si sarebbero dovuto fare chiaramente se questa pandemia non ci avesse invaso e obiettivamente poi ci ha messo notevolmente in ginocchio ancora più di prima, perché chiaramente non incassando nulla, avendo delle cose da pagare, ragazzi, i miracoli non si possono fare. Io mi devo fermare, mi fermo qui, la stagione l'ho presentata, secondo me è una bella stagione, però questo CTA finisce il suo mandato, non sarà rinnovato,
Noi saremo in carica fino ad ottobre, perché con l'approvazione del bilancio saremo in carica fino a quel periodo. Dopodiché ci saranno delle nuove persone che verranno a gestire, a fare quello che sostanzialmente facevo io. L'unica cosa che posso augurarmi e augurare anche all'amministrazione è che le persone che vengano abbiano il cuore. Solo con quello il teatro funziona. Non sono i soldi, ricordatevelo, i soldi non servono, servono altre cose. Non sapevo se, non gli avrei nemmeno chiesto, se Oscar, immaginavo che forse avrebbe potuto, ma non ha voluto interferire con questo momento che credo sia, sento che è molto importante per lui anche dal punto di vista emotivo. Non sapevo se avrebbe salutato il pubblico in questo anticipato congedo. Tengo a precisare che il rinnovo per convenzione due mandati sono due mandati, quindi non sarebbe stato possibile, nemmeno volendo, rinnovare l'incarico. E questo ha un suo senso, perché la convenzione è scritta così, nell'alternarsi di energie diverse che si susseguono nel cercare di animare il teatro. Voglio dare atto, al di là della differenza di impostazione politica, che credo in cultura debba avere meno asprezza che non in altri, magari in altri campi, anche se le differenze non si negano, si conoscono e vengono affermate. Devo dare atto a Oscar Masciadri di aver lavorato con grande passione e di avere davvero messo tutte le sue capacità dentro questa avventura del teatro. E quindi anche da parte mia un saluto e un grazie per quello che ha fatto. Scusate, perché no, io non voglio salutarvi, non lo so. Allora, è vero quello che ha detto l'assessore, io non faccio politica, quindi mi basta il mio lavoro. Due anni di mandato sono scritti ovunque, ma io ho visto in questi anni, anche col mio lavoro, in tante altre cariche, dopo un anno e mezzo di fermo, quell'anno e mezzo magari si può prolungare per far portare avanti le cose, ma è il mio pensiero. L'altra cosa per dirvi, che io ve l'ho già detto, io sostengo il teatro per delle visioni che ho visto, che mi appartengono, quindi il prossimo consiglio, il prossimo presidente, se avrà, se io condivido quello che è, io vado avanti, se no, no non vado avanti neanche io, ma non è un ricatto, è proprio così, io qualsiasi cosa sostengo, la sostengo perché ho dei valori comuni. Ok, quindi spero l'anno prossimo di rivederci, perché a me il teatro piace, mi piace tantissimo quello che è stato fatto in questi anni, vorrei rivederlo ancora, quindi con i prossimi che saranno, anzi, magari anche meglio, ok? Non è facile fare meglio, ma questo è sempre, i record sono fatti per essere battuti, quindi andiamo di sfida. Oscar sicuramente ha dato tanto cuore, tanta passione e tanto prestigio, come ho detto prima, a questa città. Quindi io non vi saluto oggi, quindi ci rivedremo la prossima volta, speriamo. Vi ringrazio per essere stati qui numerosi, spero che vi piaccia la stagione. Per ogni altra informazione sicuramente il nostro staff è disponibile, lo trovate già adesso in biglietteria. E anch'io vi saluto, come appunto ha detto Oscar, per entrambi è l'ultimo mandato e vi ringrazio davvero per la vicinanza che avete avuto a questo teatro in tutti questi anni. E non è semplice, perché effettivamente il teatro con la pandemia ha perso anche tanti abbonati, ha perso tanti rapporti, però molti di voi sono rimasti sempre saldi e questo è importante, oltre anche a tutti gli sponsor, che oltre a Enrico Cantù, che non ci hanno abbandonato nonostante la pandemia. Questo è stato molto importante, grazie.